Quindi diamo il benvenuto a Matteo Sampaolo questa sera, carissimo collega e amico, flautista, che partecipa al Salotto Web Europeo del Liceo Musicale Domenico Cotugno all'Aquila, convenzionato per quest'anno, speriamo, con l'Orchestra Giovanile Europea, di cui è stato membro e attualmente ex alunni. Quindi, Matteo, apro il discorso con una piccola cosa che mi ero segnato qualche appunto, dopodiché ti lascio la parola e subito dopo magari mettiamo il video che ci hai preparato. Un bravo musicista, un bravo strumentista ha imparato a gestire al meglio la lettura quotidiana della musica, che è una delle cose con la quale iniziamo con un approccio semiprofessionale sin da subito quando siamo ragazzi, quello che noi definiamo oggi il solfeggio, che molto spesso appunto è il primo grande scoglio da gestire. Quindi questo è un argomento che ci piacerebbe molto discutere con te, quindi non il solfeggio, ma proprio l'abitudine alla lettura, perché come credo anche tu sosterrai, diciamo, alla base di uno sviluppo meccanico e musicale che può evolversi nel tempo fino a facilitarci nel trasmettere contenuti, diciamo, musicalmente evoluti. Quindi ti do il Buongiorno. benvenuto, buonasera a tutti, buonasera Nicolò, ti do il benvenuto, se vuoi puoi parlare un po', tu poi il discorso si evolve, come abbiamo detto, mandiamo il tuo video. Sì, va Prego. bene. Allora, innanzitutto grazie a voi per essere qui, grazie Emiliano per l'invito, grazie all'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea che in collaborazione con il Liceo Cotugno ha organizzato queste sessioni. Insomma, è una cosa molto, molto bella che mi dà molto piacere essere qui con voi per quello che posso condividere le mie umilissime riflessioni. Il punto di partenza che osservo a Emiliano è sicuramente uno degli aspetti cruciali dello studio che ciascuno di noi è tenuto a fare ogni giorno. Infatti, io più che un musicista, mi ritengo un interprete e in quanto tale, in quanto interprete, devo leggere quello che è scritto sulla carta, devo Certo. leggere quello che è il segnale che mi lascia un compositore. E quindi l'idea di solfeggio come lettura musicale è sicuramente alla base di qualsiasi processo espressivo e esecutivo che appunto ciascuno di noi è chiamato a fare ogni volta che prende lo strumento in mano. Quello su cui vorrei concentrarmi oggi, soprattutto in virtù del fatto che parliamo a ragazzi, insomma, questa sessione è indicata a ragazzi della fascia d'età del liceo, sono un paio di parole che ritengo, che ho sempre ritenuto importanti per la mia attività artistica, se vogliamo. E le due parole su cui mi vorrei concentrare in questa prima parte della nostra chiacchierata sono ascolto e flessibilità. E sono due parole che ogni giorno fondamentalmente coniugo sia nel mio studio quotidiano, sia nella mia pratica, nel mio essere un musicista. Nel mio piccolo. E se vogliamo, magari Emiliano, partiamo col video, poi da lì Certamente. sviluppiamo un po', Il insomma, discorso. Va il bene. discorso. Allora, va bene. Allora, sulla chat sto per condividere un video che il maestro ha preparato per noi e dopo che l'avremo visto ci ritroveremo qui. Quindi vi chiedo di chiudere il microfono nel frattempo e di andarlo a cliccare dalla chat. Ok?
Guardato? Grazie Matteo, uno splendido video, veramente molto ben fatto, grazie infinite. Grazie a voi, insomma, purtroppo le mie capacità da videomaker non sono le più... non faccio lo youtuber di professione, insomma. Comunque, un piccolo video, non tanto per farmi bello, quanto per sottolineare appunto queste due parole e quanto siano state importanti per me, soprattutto in quella fase, subito dopo il diploma in conservatorio. Mi sono diplomato molto giovane, quindi paragonabile all'età insomma, che raggiungono i ragazzi con la maturità. Sì, certo. Volevi dirmi qualcosa? No, volevo dire appunto che, come saprai, adesso il conservatorio si affianca al liceo, suddividendo per facilità, quindi diciamo che poi alla fine quello che è una buona base che da subito, no, va a puntualizzare alcuni aspetti tecnici, alcuni aspetti proprio della forma mentis, dell'ascolto, della flessibilità e della buona lettura, sono inevitabilmente, indipendentemente dal percorso che uno fa, le basi che ti rimangono sotto la vita, con le quali lavori tutti i giorni quando fai il mestiere. Certo, esatto. Ma infatti, ritornando a quegli anni, per me è fondamentale ripensare ai vari CD ascoltati fino all'estremo per creare appunto un'idea, un'immagine di suono all'interno della mia testa. Ad esempio, ero e rimango un fan sfegatato di Sir James Galway, e per veramente per anni e anni non ho fatto altro che ascoltare le sue registrazioni. Poi ovviamente l'ascolto matura e insomma cambia nel gusto, cambia negli anni e va indirizzato in direzioni diverse, va canalizzato sicuramente, viene coadiuvato anche dalle varie esperienze che ciascuno di noi fa, dai vari insegnanti che segue. Ad esempio, sempre riguardo all'ascolto, un piccolo aneddoto che mi riguarda, mi ricordo quando tu, giovanissimo, venni a fare visita, sei venuto insomma con la tua classe a fare visita alla mia classe in conservatorio, e io rimasi insomma incantato dal repertorio che portavi, insomma, dal percorso di studio, no? E quindi anche gli esempi quotidiani che incontriamo durante le nostre esperienze, ovviamente ci permettono di crescere, ci permettono di portare i nostri limiti sempre, sempre oltre. E per questo, insomma, anche qui l'ascolto su base quotidiana di esempi, di musicisti, di flautisti, ma anche di altri strumentisti, permettono a ciascuno di noi di formare un gusto che è sempre più completo e sempre più personale. E tramite il gusto si forma anche la personalità di ciascuno di noi come musicista. Sì. Diciamo che possiamo dire che nella fascia d'età delle persone che magari questa sera ci ascoltano, perché tu, come sai, il nostro salotto è aperto a tutti. Quindi, oltre ai nostri ragazzi del liceo, ci sono anche quelli della scuola secondaria di primo grado, che sarebbero le nuove scuole medie, che appunto per qualche motivo, per fortuna, hanno iniziato magari un percorso strumentale, no? Possiamo dire questa sera, magari conversare, fare domande, aprire la conversazione anche a loro, soprattutto in relazione al fatto che all'inizio di ogni percorso c'è da sviluppare una nuova sensibilità, no? Io mi ricordo quando da piccolino mi hanno dato un pallone, la prima cosa che ho pensato era gli do un calcio, poi ho sviluppato una sensibilità tale che mi facesse capire che esiste il gioco del calcio, al quale non mi sono appassionato perché... Per una mia inclinazione personale ne ho seguite altre di strade, però ecco, l'ascolto ci permette sicuramente
di sensibilizzarci a una dimensione più ampia di quello che ha colto il nostro interesse. E sicuramente in Sì. questo mi riconosco perfettamente nelle tue parole, devo dirti la verità. Ecco, se ci fossero ad oggi delle registrazioni, degli ascolti che suggeriresti in relazione al fatto che ascoltare molta musica classica è anche un investimento su se stessi, no? Perché si potrebbe ascoltare Assolutamente. anche a tanta brutta musica, diciamo, magari solo all'inizio non se ne accorge. Se ci fosse qualcosa che ti è rimasta impressa, che ad oggi diresti, ah, se l'avessi scoperta prima, quando ero ragazzo, sarei arrivato a capire il senso del ritmo, il senso della pulsazione prima in maniera più efficace e più sensibile, quale sarebbe? Beh, questa è una bellissima domanda e adesso nel mentre che insomma che faccio un po' che cerco di girarci un po' intorno Va cerco di bene, ci con fai benissimo. per arrivare a un punto qualcosa di interessante. Sicuramente possiamo in qualche modo sfruttare anche il periodo che stiamo vivendo. Nonostante tutti siamo d'accordo che è un periodo che limita la nostra libertà, però d'altro lato possiamo ritenerci anche abbastanza fortunati dalla quantità di materiale che abbiamo a disposizione su internet. Abbiamo le maggiori orchestre del mondo che mettono costantemente a disposizione i loro archivi. E molto spesso hanno aperto addirittura le loro sale gratuitamente, quindi possiamo accedere e ascoltare veramente la più grossa varietà di musica che sia stata mai a disposizione. E personalmente mi sto divertendo tanto a ascoltare sia orchestre italiane che orchestre internazionali. Che ad esempio l'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam o anche i Berliner Philharmoniker o anche i vari enti, le varie fondazioni lirico-sinfoniche italiane che insomma quasi quotidianamente offrono contenuti online. E quindi anche da questo punto di vista le parole ascolto e flessibilità nel dire sì, mi piace o non mi piace questa cosa, oppure apro il mio cervello e cerco di accogliere qualcosa che è un prodotto artistico. Che non Che... conosco magari, no? Esatto. Sì. Quindi con una anche, se vogliamo, flessibilità di ascolto, Certo. mettersi lì e investire quelle ore e quei minuti necessari appunto per ascoltare una sinfonia di Mahler o ad esempio qualche giorno fa avevo sentito in diretta dalla Fenice di Venezia l'esecuzione della Nona di Beethoven col maestro Chung, insomma la disponibilità di materiale attualmente è ampissima e vale la pena sfruttarla al meglio. Sì, magari è una nuova epoca anche per quello che è l'insegnamento. Io ricordo il mio vecchio, quello che è stato il mio percorso, no? Che chiaramente, come un po' tutta l'Italia, no? Nella provincia si va a fare qualcosa di nuovo in una struttura che era il conservatorio vecchio ordinamento, che era in alcune modalità, chiamiamolo oppressivo. Faccio una piccola parentesi perché non tutti sanno che io e te abbiamo anche condiviso un certo percorso all'estero, con lo stesso insegnante nello stesso conservatorio, che è paradossalmente l'opposto di quello che si fa in Italia, no? Perché si suona molto di più e si lavora proprio su aspetti molto concreti, proprio della flessibilità, ma magari ci andiamo più, ne parleremo più avanti, ma istituzionalmente io mi ricordo che quando facevo il conservatorio in Olanda, c'era proprio la possibilità di confrontarsi con una disciplina che era l'ear training e poi c'era anche l'ascolto guidato con l'analisi dello spartito da parte di alcuni insegnanti che venivano apposta pagati proprio per lavorare su questo. Perché noi Certo. oggi potremmo dire ai nostri ragazzi, dodicenni, ascolta tutte queste 37 ore di magnifico repertorio. Quello potrebbe diventare un trauma. Quindi magari un aspetto dell'insegnante e una possibilità per l'allievo è quello di fare un percorso di ascolti guidati insieme,
per generare quella paradossale sensibilità che può venire fuori, no, nel tempo, ma che guidata avvicina l'allievo, probabilmente, faccio per dire, ma ne sono abbastanza convinto, alla comprensione dello strumento ritmico che poi viene codificato con la materia, solfeggio e tutti i sottinsiemi, che magari, ecco, come primo impatto sono un po' più antipatici, no? Mi permetto anche di tornare alla tua domanda iniziale quando dici un ascolto tra virgolette guidato e un ascolto tra virgolette consapevole, cioè quello che secondo me è fondamentale quando ascoltiamo musica è avere la partitura sotto gli occhi. Per me diventa veramente strumento di studio quotidiano. Io non riesco più a prendere uno strumento se prima non ho letto la partitura nella sua interezza. Questo vale per qualsiasi lavoro, per qualsiasi parte d'orchestra che sono chiamato a suonare o per qualsiasi brano di musica insieme. Per dire, la parte di flauto mi basta solo se si tratta di un brano per flauto solo. Altrimenti ho bisogno della partitura per veramente verificare quello che succede in contemporanea alla mia povera e singola linea. Sì. Matteo, magari se ti va, potremmo entrare un pochettino nel particolare proprio dello strumento che tanto abbiamo amato e continuiamo a studiare e a divulgare. E considerato che molti dei nostri allievi appunto sono alle prime armi, forse gli potrebbe giovare se noi volessimo ad andare ad attenzionare alcuni aspetti. Dunque, noi suoniamo appunto lo strumento per eccellenza più storto del mondo, il flauto traverso, quindi diciamo Sì. su un asse che si pone completamente come perpendicolare a quello del nostro corpo. Ecco, si chiama appunto flauto traverso, e una delle prime cose che i ragazzi scoprono spesso come essere difficile è riuscire ad armonizzare il proprio corpo con il fatto che lo strumento non è sullo stesso asse. Ora, molto spesso si creano dei vizi iniziali che poi magari col tempo si possono togliere nel riuscire a gestirne l'equilibrio. Ci sono varie scuole sull'argomento, c'è cioè Jeffrey Gilbert, per esempio, che induceva, ed è una cosa buona, come faceva anche Moïse, tutta quella scuola, no? Di utilizzare la prima falange della mano sinistra per tenere, diciamo, lo strumento il più in equilibrio su se stesso e ad andare ad avvicinare la mano destra sullo strumento senza mettere particolare attenzione su come sostenerlo a destra. Poi le cose sono cambiate, è arrivato Galway, poi è arrivata tutte altre scuole, però diciamo la scuola francese per eccellenza ci dice: quando prendi lo strumento le prime volte, impara a tenerlo sulla mano sinistra. Tu cosa suggerisci ai ragazzi? Perché quello poi è uno scoglio importante per loro. Allora, dal mio punto di vista, anche qui andiamo sul discorso di flessibilità, cioè quello che guida, la mia postura è la ricerca della maggior rilassatezza possibile. E questo praticamente verte sia a livello posturale, a livello di spalle, a livello di tronco, cercando appunto di non andare a chiudere o a forzare o a stringere nessuna dei vari angoli di rotazione, ma insomma io cerco anche la più grande rilassatezza, la più grande flessibilità anche a livello delle mani, e quindi non mi proprio praticamente avendo un flauto qui a disposizione, non Beh, vedo, no, non vado mai a precostituire né la mia impostazione né la mia mano. Quindi cerco sempre di come dire, far appoggiare il flauto e fare in modo che le dita cadano senza andare a modificare troppo quella che è la loro conformazione naturale. Io non ho una mano particolarmente grande e quindi devo trovare un punto
che è più o meno sotto la chiave del do naturale e più o meno sotto la chiave del fa naturale, che mi permette di tenere la mano rilassata sia alla destra che a sinistra. Certo, certamente. Sì. Anche qui, questo è molto... è stata una cosa molto, molto significativa per me, liberare, tra virgolette, liberare la tensione dal pollice sinistro, dal primo dito della mano sinistra. Molto spesso mi trovavo a stringere, a fare questo, e questo ovviamente non aiuta la tensione. Sì. Questa cosa l'ho risolta semplicemente spostando un po' l'attenzione del pollice verso destra e cercando di tenere il polso, in questo caso, libero. Esatto, quindi diciamo che hai spostato molta della tua ricerca, cioè ti sei messo lì a ricercare sulla mano sinistra un equilibrio che ti permettesse di liberarla. Sì, anche questo insisto sulla non ricerca dogmatica di una posizione ideale, è semplicemente il corpo che parla, così come il corpo o come dire, il risultato sonoro, il suono che ti dice se stai facendo qualcosa di sbagliato, quindi se stai stringendo, se stai forzando. Tutte parole che vanno un po' contro quella filosofia di ascolto e flessibilità di cui parlavamo prima. Certo, quindi una volta che uno inizia, aspetta che c'è un ritorno di fiamma di suono nel tuo microfono, quindi nel momento in cui uno comincia un pochettino a liberare le orecchie, ad educarle, ha uno strumento in più per essere autocritico, ed è grazie proprio a questo, diciamo, modo di ascoltarsi che possiamo cominciare a migliorare ed essere indipendenti nell'assetto, questo che praticamente ci hai detto, sull'assetto tecnico. Quindi più si è sensibili, più si sviluppa un ascolto attivo, più è possibile andare a togliere le limitazioni, che sul flauto poi sono evidenti, perché se stringi, cresci, se sbraghi tutto, cali. E ma poi è interessante anche appunto questa sorta di approccio non dogmatico allo strumento, perché uno pensa la flessibilità, cioè la postura la risolve da piccolo e ce l'ha standard ogni volta che prende lo strumento alla custodia. In realtà non è così, perché molto spesso ci adagiamo su delle micro tensioni che magari quotidianamente andiamo ad accumulare, non ce ne rendiamo conto, e alla fine a un certo punto ci vediamo davanti allo specchio con una spalla che sta 20 cm più alta dell'altra. Per cui questo è un concetto che per me è fondamentale, cioè restare sempre, tra virgolette, vigili, restare sempre con gli occhi aperti e mai, tra virgolette, accontentarsi di aver acquisito una postura migliore. No, è sempre migliorabile, c'è sempre relativo a quello che ascolti, diciamo così. Quindi e oltretutto il pericolo di andare a creare delle micro tensioni che magari sembrano ininfluenti, ma che poi in realtà potrebbero darci diversi fastidi, è sempre dietro l'angolo. Certo. Matteo, mi viene subito spontaneo proprio, magari parlo a nome di tutti, no? Soprattutto i docenti. Molto spesso ci capita di investire giustamente le nostre risorse, le nostre fedi, diciamo così, no? Soprattutto nella fase dell'impostazione iniziale, perché lì qualche strumento, diciamo, di base bisogna darlo, che è anche volendo concettuale, no? Però è cosa comune che a me capita spesso, quando io chiedo ai miei ragazzi, guarda, senti, questo l'hai fatto molto bene, ma ti piace? E è come se ci fosse sempre, in generale, questo lo noto poi anche in giro suonando, facendo, no, le cose, quasi nessuno sa rispondersi in maniera oggettiva. Ecco, sviluppare quello che abbiamo già affrontato in un'altra masterclass, che era quella con Fabio, no? Fabio Fausto, questo maestro interiore è possibile anche da piccoli.
Ora, è vero che bisogna ascoltare tanto, diciamo, altri strumenti, soprattutto magari all'inizio è normale anche che si ascolti molto flauto, però è spontaneo, cioè dovrebbe essere naturale avere un'opinione su quello che si produce, soprattutto in camera, soprattutto da soli e soprattutto, sfortunatamente, per i primi anni lontani dal palco. Perché quando Certo. sei sul palco, tu sai che ti aspetta un appuntamento dove gli altri ti ascoltano e ci provi ad ascoltarti di più. Ecco, Vabbè, ovviamente avete molta più esperienza di me nel dire quanto sia importante il ruolo dell'insegnante in una fase iniziale, in ma una il fase famoso ti iniziale. piace quello che produci, bisogna generare subito. Io ricordo una lezione fondamentale degli anni del conservatorio, che appunto il mio maestro Fiorenzo Di Tommaso una volta mi disse: tu devi essere orgoglioso del tuo suono. E in qualche modo questa cosa dell'essere orgoglioso, cioè è una cosa di cui vai fiero, il suono che emetti dal tuo strumento. Questa è una cosa che mi ha segnato, perché magari in quegli anni uno non ci pensa, cioè uno suona Certo. e semplicemente si lascia andare da quello che naturalmente gli esce dallo strumento. In realtà il nostro suono è la nostra voce, quindi è il nostro prodotto artistico, in quanto tale, come dici tu, è importante da piccoli, è importante già nelle prime fasi iniziare ad avere un pensiero critico rispetto al proprio prodotto musicale. Tu ti stai fermando, immagino, alla qualità del suono o parli proprio già da subito di sviluppare un discorso musicale, no? Il primo dell'Ugues, Ma dove... allora adesso mi sembrerebbe forzare un po' troppo la mano se dico che già dalle prime lezioni di flauto uno deve essere stra orgoglioso del prodotto Esatto. che produce. Sicuramente quello che dicevo prima, all'inizio bisognerà fidarsi di chi più di noi ha esperienza, e l'insegnante qui svolge un ruolo fondamentale. Poi col crescere ci sono degli strumenti che ciascuno di noi può sviluppare per diventare sempre più autonomo. Quindi, ad esempio, una cosa che utilizzo io quotidianamente è il registratore. Ogni volta che adesso tutti abbiamo un registratore che può essere di più o meno qualità sul nostro smartphone, però è già un indicatore molto importante che secondo me diventa anche interessante se i ragazzi anche da molto giovani iniziano a familiarizzarci. Certo, Matteo, c'è una domanda per te, il maestro Gianluca Ciavatta. Salve, buonasera, benvenuto. Allora, mi piacerebbe che tu condividessi con questi ragazzi l'emozione che maggiormente ricordi nella fascia d'età, diciamo 10-15 anni. Un'altra cosa, magari il primo trucchetto, il primo suggerimento veramente utile che ti ha fatto sorridere tornando a casa, che ricordi. O qualche cosa che sei riuscito così a rubare ascoltando a qualche tuo compagno di classe più grande che ti ha, come devo dire, fatto tornare a casa proprio col sorriso. Grazie per la domanda, innanzitutto. Allora, sto un attimo pensando. La cosa che appunto che torna, quando tornavo a casa veramente stracontento delle mie lezioni di conservatorio era
in quella fascia d'età era scoprire il repertorio. Per me è stata, per me, insomma, era un grande investimento su me stesso. Insomma, a me piaceva tanto il repertorio per flauto, e ogni volta che sentivo un collega più grande che suonava dei pezzi che non conoscevo, io vuoi non vuoi tornavo a casa e volevo comprare quelle parti. Quindi è andata un po' così. La prima parte della domanda mi è sfuggita, scusa un attimo, perché adesso stavo... L'emozione più grande in quella fascia d'età legata all'esibizione oppure legata allo studio? Eccolo là. Le emozioni più grosse che ricordo mi vengono dai saggi fatti in conservatorio. Per me è fondamentale il contatto con il prodotto, cioè quindi arrivare a aver fatto un percorso, aver studiato tantissimo un brano e poi arrivare su quel palco e giocarmi il tutto per tutto. Per me quella lì, l'emozione del palcoscenico, resta tuttora l'aspetto più importante, se vogliamo, della vita da musicista. È il contatto proprio col palcoscenico, il contatto con il pubblico, insomma, sono quelle cose che adesso di questi tempi magari ci mancano più di altre. Ci sono altre domande, ragazzi? Non siete timidi, Posso? Maestro. Prego. San Paolo, innanzitutto benvenuto fra noi. Volevo chiedere, lei, essendo adesso la nuova generazione, quindi venuto da una nuova generazione del conservatorio, si è avuto la fortuna di poter avere insegnamenti, tra virgolette, addestranti, appunto per l'emozione da palcoscenico. Se ci sono stati dei percorsi preparativi. To be honest, no. Il percorso più che altro quello performativo ho avuto modo di svilupparlo fuori dal conservatorio, quindi come dicevo nel video, per me è stato cruciale l'ingresso nell'Orchestra Giovanile Italiana prima e poi nell'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea. Insomma, purtroppo, come dicevo prima anche, le opportunità per esibirmi non erano frequentissime e insomma, me ne dovevo far bastare due o tre di appuntamenti all'anno in cui insomma, c'avevo questa carica, questa botta emotiva data dal palcoscenico. E poi appunto poi la fortuna di essere entrato a Fiesole ha dato, come dire, numericamente ha dato un grande impulso alla carriera, se vogliamo chiamarla carriera. Però insomma, negli anni del conservatorio le occasioni per esibirsi non è che erano tantissime. Ci sono due domande di due studenti della nostra scuola, ti va? Quindi in ordine, Elisa e Francesco Palladino. Buonasera. Elisa Solazzo, sì, prego. Buonasera. Volevo chiederle un consiglio che lei dà per gestire l'ansia e lo stress prima di un'esecuzione o di un concerto, di un'audizione, per rendere al 100% di quello che si è studiato. Questa è una bellissima domanda, grazie Elisa. Allora, innanzitutto l'ansia, lo stress lo gestiamo tutti quanti quotidianamente, è una cosa con cui dobbiamo fare i conti appunto tutti quanti e con la quale condividiamo fondamentalmente il palcoscenico.
sappiamo che è lì, non dobbiamo farci spaventare dall'ansia, dal palcoscenico, dall'ansia, dallo stress, ma dobbiamo imparare a conviverci. E un ottimo strumento per imparare a gestire l'ansia è quello di sapere che ci sarà. Quindi anche in fase di studio, quando siamo tranquilli dentro casa e in un setting abituale che normalmente non ci crea nessun tipo di stress, per me è fondamentale immaginare di essere in una situazione di stress e quindi in qualche modo me lo autoprocuro lo stress addosso. Ad esempio sappiamo che il battito cardiaco accelera quando siamo sotto stress e allora sappiamo anche che il battito cardiaco è sempre quello, quindi magari io faccio una piccola corsetta sul posto, so che accelero il battito cardiaco e subito dopo mi immagino di eseguire un passo d'orchestra o di eseguire uno studio. E a seconda di come viene il passo d'orchestra, da lì riesco a sviluppare un discorso, come dire, autocritico. Ad esempio, non sono contento perché iniziavo a correre bene, allora mi procuro un battito cardiaco alto e rieseguo lo studio e cerco di tenere sotto controllo quelle cose che precedentemente non riuscivo a controllare così bene. È tutto un meccanismo virtuoso che fa parte dello studio quotidiano e anche qui quello che dicevo prima, registrarsi e riascoltarsi è una cosa estremamente utile a mio avviso. Quindi sviluppare un discorso interiore per gestire l'ansia allo scopo di rendere al massimo quando è il momento di suonare. Sì, esatto. Passiamo a Francesco. Grazie mille. Grazie a te. Buonasera. Io volevo chiederle, per esperienza personale, come realizza l'espressività su un brano? Cioè, ha un'interpretazione personale oppure segue quello che sta scritto sullo spartito? Grazie per la domanda, Francesco. In qualsiasi cosa suono, allora per me suonare la dico forte, ma per me suonare è una questione di vita o di morte. Per me ogni volta che salgo, che devo eseguire qualsiasi cosa, cerco di mettere dentro quelle righe, quelle note, qualcosa che sia estremamente personale. Questo non vuol dire per forza tradurre in emozioni o tradurre in parole un brano musicale è brano musicale. L'unica cosa che posso fare è cercare di trovare un modo che sia coerente con quello che è scritto dal compositore per dare appunto un mio slancio, una mia interpretazione, una mia sì, appunto, qualcosa che sia mio e riconoscibile, che poi non venga riconosciuto dagli altri, questo è un altro problema. Però quello che devo fare io come interprete è rendere mio quello che è stato scritto dagli altri. Quindi sì, devo sempre affrontare in un modo, tra virgolette, espressivo qualsiasi nota che eseguo. Questo è un concetto che applico anche quando studio banalmente le scale.
cioè, non mi basta eseguire una scala meccanicamente o metronomicamente, devo dargli qualcosa che dia senso al perché la sto seguendo. Certo, grazie. Grazie a te. C'è una domanda della professoressa Prosperi. Buonasera maestro, sono contenta di partecipare a questo incontro. Ringrazio il collega Emiliano per aver invitato me e i miei alunni, che sono, alcuni di loro sono collegati stasera, anche ragazzi della seconda media, quindi sono molto contenta che hanno recepito positivamente questo invito. Penso molto, diciamo, al mio percorso in conservatorio, che mi ha dato veramente molto. Io ho studiato sia flauto che pianoforte, quindi quello che fanno poi i ragazzi in conservatorio è avere questa, diciamo, duplice preparazione sullo strumento monodico e quello polifonico. Non posso pensare, diciamo, di fare nella scuola media chiaramente lo stesso percorso che ho affrontato io in conservatorio, che già dal primo al secondo anno aveva una sua complessità, ma per noi all'epoca era normale questa cosa. Chiaramente in una scuola secondaria di primo grado prende un percorso un po' diverso. La mia domanda è questa: quanto è importante far conoscere ai ragazzi la complessità? Ovvero, noi facciamo una strada insieme a loro che parta chiaramente con degli elementi, diciamo, semplici, che però non si possono fermare lì. Io quest'anno sto portando avanti una sfida innanzitutto con me stessa, perché sto cercando di lavorare con i ragazzi sia di seconda che di terza sulla polifonia bacchiana, ovvero stiamo lavorando sulla fuga su più fronti. Abbiamo preso in considerazione la fuga in do maggiore del primo volume del clavicembalo ben temperato, e stiamo facendo un lavoro abbastanza complesso, ovvero intanto i ragazzi stanno imparando a leggere anche un brano scritto per uno strumento che non è il loro, quindi allargare un po' la mente su una lettura un po' più complessa, quindi imparare a discernere le quattro voci della fuga e la complessità e la bellezza dell'incastro di queste parti. Racconto questo piccolo episodio con un ragazzo di terza, con cui stiamo lavorando purtroppo a distanza, e gli ho fatto giorni fa questa domanda, facendogli ascoltare appunto l'esecuzione della fuga, e gli ho chiesto una sua sensazione, diciamo, su questo ascolto, su cosa gli potesse far venire in mente, e lui mi ha candidamente risposto: mi rendo conto che questa cosa è molto molto difficile, ma quanto è bella. Cioè, io lì mi sono sciolta, cioè, stavo per mettermi a piangere, perché dico: allora il mio lavoro non è inutile, e penso che bisogna con i ragazzi anche sulla scuola secondaria puntare sempre molto in alto, non fermarsi alle cose semplici, perché mi rendo conto che da parte loro c'è questa richiesta, questa voglia di altro, di più. Quindi, come dico anche ai miei colleghi, guardiamo sempre al cielo, perché abbiamo bisogno di bellezza, e spesso passa anche attraverso una complessità. Quindi volevo un po' il suo giudizio su una cosa del genere fatta a questa età, insomma. Grazie. Grazie a lei, e verrebbe da dire ben venga. Cioè, ovviamente ha tutta la mia ammirazione, perché io, da non insegnante, veramente tanto di cappello a quello, per aver sottoposto, insomma,
una fuga di Bach in seconda media per me era la cosa più lontana e più impensabile che qualcuno avrebbe potuto farmi leggere. Come dice lei, io condivido appieno il fatto che se i ragazzi vengono stimolati e vengono stimolati da esempi e da strumenti positivi, i ragazzi sono fonti inesauribili di curiosità e di apertura mentale. Quello che un po' suggerivo prima era un ascolto approfondito, un ascolto senza freni della musica d'arte, un ascolto senza paure. Poi se questo viene affiancato a una lettura del materiale musicale approfondita come quella che sta facendo lei con i suoi ragazzi, credo veramente che le possibilità diventino infinite. Per cui sì, benvenga la complessità, benvengano le sfide e insomma, avanti tutta. Poi certo, il pericolo che qualche ragazzo trovi la montagna troppo alta c'è, però insomma, dalla cima della montagna si vedono panorami bellissimi e quindi vale la pena scalarle le montagne. Allora, io colgo l'occasione anche per dire una cosa, no? Dato che innanzitutto complimenti anche a Flavia e a tutti i colleghi che effettivamente, io devo dire, all'Aquila, nella provincia, ci tengono particolarmente. Ci sono varie realtà ben rodate che divulgano effettivamente lo studio dello strumento a tanti livelli diversi, soprattutto davvero un crogiolo di informazioni. Rimanendo nel tema appunto dei ricordi che tutti un po' abbiamo, no? Noi che insegniamo, suoniamo, io ricordo che per me un grande successo e una gioia, questo anche un po' per rispondere al maestro Ciavatta, fu quando riuscii per la prima volta a fare uno studio dell'Ugues senza fermarmi, perché i primi anni erano proprio quelli in cui, no, uno comincia, poi comincia a far botte un po' con lo strumento, poi col ritmo, poi con le note, poi con l'aria, qua, di là, su e giù. A un certo punto riuscii a tenere il tempo il più stabile possibile, mi ricordo, e a organizzare tutte le informazioni sia della musica sia dei miei insegnanti per fare un'esecuzione. Quando questo successe, era il numero 7 dell'Ugues, il mio buon vecchio maestro mi diede una scoppola, quella che proprio si dava un tempo senza essere denunciati a scuola, no? Ti arrivava una scoppola e dice: bravo, ce l'hai fatta, fa che? Hai capito tutto, mo studia. E praticamente mi resi conto subito che la quantità di informazioni che io avevo inserito in questo frame, diciamo così, pulsazione, ritmo e note, era insufficiente per considerare quel prodotto un prodotto professionale, ma era l'inizio. Quindi nella complessità, questo per riallacciarmi a Flavia, che stimo molto, quello della complessità è un percorso a scoperta, non è diciamo, come quando si progetta un edificio moderno, no? Io e te abbiamo vissuto in Olanda, io mi ricordo vele sul mare, dighe, cose straordinarie, che però avevano dei principi sempre estremamente semplici, no? Questo serve per reggere il muro d'acqua che sennò ci affonda, quello serve per ospitare in verticale 7.000 persone, un grattacielo. Però in realtà il motore di qualsiasi grande complessità è semplificare la vita agli esseri umani, che in questo caso, un po' per Flavia, un po' per noi al liceo, un po' per anche in orchestra, no? Quanto bisogna essere pragmatici per suonare insieme, no? Farsi piccoli in una dimensione di efficacia. Ecco, certo. Riuscire a istigare, ecco, io dico istigare un allievo a fare qualcosa a semplificare qualcosa di complesso per riuscire a godersela in un'esecuzione,
è motivo, secondo me, di scoperta dell'universo, che funziona con lo stesso principio, tanto complesso e tanto semplice. Tu ti svegli la mattina e sei in mezzo all'universo, dove poi ti orienti in maniera sempre più autonoma e così via. Quindi per me è molto interessante il principio della conversazione, no? Che da una parte è l'ambizione e da una parte è la realizzazione. Quindi realizzare da subito, diciamo che è implicito nella musica, perché se uno impara a leggerla, impara a capire il valore della pulsazione, impara a codificare il ritmo e qualche nozione base di strumento, comincia a leggere senza subire. Perché poi molto spesso io mi ricordo il grande fallimento del conservatorio, della banda, era quello dove senza saper fare nulla o non abbastanza eri di fronte al pubblico, vai a tempo, veloce. Quindi ecco, in tutto questo forse la prospettiva nordica o magari delle scuole più evolute è quella di semplificare per riuscire a farti godere l'esperienza. Quando poi si riesce a fare questo, quindi riportandolo a quello che vi ho appena raccontato, questo aneddoto, il set dell'Ugues con la sincope, no? Succede inevitabilmente che hai uno spettro di tempo in cui stai suonando senza subirlo, dove è più facile, come si dice, arricchire lo spettro di informazioni e rendere qualsiasi cosa, che sia una scala, che sia, diciamo così, un brano molto complesso, qualcosa di fruibile a terzi, che è l'obiettivo dell'esecuzione, no? Suonare per gli altri. Quindi l'abitudine a suonare tutte le settimane con obiettivi semplici, sempre per riportarli nella dimensione dell'esecuzione a lezione, può essere vantaggioso. E a questo mi riferisco a tutti quelli che sono in ascolto, e quindi magari chiunque vuole intervenire è benvenuto. Poi avrei delle domande specifiche proprio per aiutarci a organizzare il materiale meccanico in maniera semplice ma funzionale in questa fascia d'età. C'è qualcuno che vuole intervenire? Ottimo. Quindi, sì. Scusa, Emiliano. Sì. Allora, il discorso che ha aperto Flavia è un discorso molto interessante. Il problema di fondo è che poi noi andiamo sicuramente a doverci scontrare, io direi, perché purtroppo ci si scontra con un'architettura e una sintassi che è molto complessa. Ora, i ragazzi arrivano a scuola con un determinato tipo di competenza, con una loro madrelingua, che non abbiamo imposto noi loro, ma è il mondo della comunicazione che impone loro. Quindi il dover filtrare la loro competenza in entrata per poi svilupparla verso un patrimonio artistico-musicale come può essere quello del barocco, significa trovare strategie tali poi da fare in modo che i ragazzi conservino quella voglia di esprimersi anche attraverso delle architetture complesse. Quindi il discorso che fa Flavia è un discorso molto interessante, è una forse ricercazione dentro la quale potremmo anche entrare come per esempio gruppo di docenti, basterebbe fare un percorso piccolino per ognuno di noi, un piccolo tassello all'interno di questa architettura polifonica e vedere un attimo come funzionano le cose, perché per poter approcciare bene e fare in modo che i ragazzi godano di questa esecuzione è necessario poi andare a scontrarsi anche con le funzioni dei singoli suoni all'interno di quella sintassi, quindi sì, con le cadenze, quindi con le imitazioni, quindi sì, con, ecco, sì, con quel bagaglio, diciamo così, che devono recepire a scuola. Una da conoscere, e perché se non la si domina non solo istintivamente, ma anche attraverso la ragione critica dell'analisi, la cosa si potrebbe, mentre magari facendo un pezzettino per ciascuno, possiamo un po' anche provarci. Flavia, è una bella idea questa. Sì, sì, sì. Bello. Ma lasciamo spazio al maestro, magari nella dimensione della domanda sicuramente saprà illuminarci. Siccome già all'inizio abbiamo parlato di partitura, sì, ma è già da un semplice duetto che si può, come si dice, no, avvicinare l'allievo ad una percezione del tessuto magari più densa. Che cosa ne pensi tu? Quando ti sei abituato a una partitura? Quando sei arrivato in orchestra?
Sicuramente sì, per me le esperienze in musica da camera e orchestrali sono state quelle, come dire, che hanno ridimensionato un po' il mio essere musicale, perché prima di mettere, di trovare posto in una sedia d'orchestra, consideravo il mio universo finito al mio strumento, e quindi insomma ritenevo la mia parte la più importante di tutte, ritenevo la mia voce quella più degna di altre di essere ascoltata, e questo si è scontrato molto presto con la realtà dei fatti, cioè col fatto che il flauto è una delle tante voci in un tessuto orchestrale. È interessantissimo quello che diceva la professoressa Prosperi riguardo lo studio delle varie parti. Anche da quello ognuno di noi può capire che le parti sono fondamentalmente hanno più o meno tutte la stessa importanza. Certo, ce ne sono alcune che vengono più in rilievo rispetto ad altre in determinati momenti, però sono in una forma, insomma, in una forma a quattro parti, sono tutte e quattro della stessa importanza, sono tutte e quattro fondamentali, e ognuna di esse ha un proprio ruolo, e quindi anche la parte del primo flauto in orchestra è importante, ma è una delle parti d'orchestra. Insomma, ci sono dei momenti in cui è semplicemente parte di un coro, ci sono dei momenti in cui è il solista. E quindi in quest'ottica ognuno di noi deve saper trovare il proprio ruolo e deve saper identificare quando è il momento per avere un determinato suono, un determinato approccio al materiale musicale. Matteo, abbiamo visto un meraviglioso flauto, se ti va di fare degli esempi, io avrei appunto da chiederti, no? Se ti va di parlare un po' della respirazione, un po' di come magari ti scaldi e soprattutto, ecco, come organizzi il tuo studio giornaliero. Vedo che ci sono nuove domande, magari prima di addentrarci diamo la possibilità a Francesco Palladino di fare la sua domanda. Volentieri. Grazie. Volevo chiederle come posso trovare un suono pulito, chiaro, perché alcune volte quando suono si tende a sporcare. Grazie Francesco, parto dalla tua domanda per agganciarmi al discorso su cui mi voleva portare Emiliano. Allora, innanzitutto per me il suono è uno strumento, cioè è un mezzo, quindi non voglio sempre avere un suono estremamente pulito, voglio un suono che sia sempre estremamente efficace rispetto a quello che sto suonando. Riguardo alla ricerca di un suono pulito, per me, e riguardo a, tra virgolette, warm up, su cui mi voleva portare Emiliano, io parto sempre da un suono che sia magari non pulitissimo, ma che sia estremamente efficace, cioè estremamente ricco e che sia estremamente risonante. Per arrivare a quel suono io cerco sempre di non preimpostare, e quindi quello che un po' dicevo in precedenza, non vado, cerco sempre di scardinare tutte quelle tensioni a livello muscolare che potrebbero forzare il mio suono. Quindi, molto banalmente, io parto da un grado, tra virgolette, zero di tensione muscolare, e poi da quella vado a
a ricercare un suono, vogliamo, più estetico, però dall'inizio non mi preoccupo di avere un suono particolarmente pulito. Questo suono con cui io parto tutte le mattine è ovviamente sporco, c'è ovviamente troppa aria al suo interno, però il fatto di ottenerlo senza un minimo di tensione muscolare e pensando di partire da un'aria che sia calda e che venga dalla profondità dei miei polmoni, mi permette di andarla a lavorare e piano piano, riducendo l'aria, vado a non snaturarlo, cioè mantengo tutte le qualità che ha questo suono, che sono la risonanza, la proiezione, ma togliendo l'aria vado a pulirlo, a ripulirlo in qualche modo. E non vado mai ad agire a priorità di imboccatura. Quello che mi guida è sempre l'orecchio e insomma è il risultato sonoro. Questo semplicissimo suono io inizio tutte le mattine. E, appunto, quello che vorrei sottolineare è che non vado a precostituire il mio foro di imboccatura. Per me suonare, soprattutto suonare il flauto, non è un esercizio muscolare fisico. È proprio traduzione di una voce interna e quindi non vado mai a preimpostare le labbra. Soffio è semplicemente l'aria che in qualche modo forma il foro di imboccatura. Sì, senti Matteo, ovviamente a questo principio poi tu vai a lavorare sulla direzione, immagino nei salti, no? Molto spesso i ragazzi fanno molta fatica a fare i salti discendenti rispetto a quelli ascendenti, dove aumentano la pressione. Quindi anche in questo senso, no, parlando indirettamente di imboccatura, può essere argomento quello di dare spiegazioni sulla importanza dell'una e dell'altro labbro, no? Avendone uno superiore e uno inferiore che cambiano un po' la direzione, no? Sì, quello allora nei salti ascendenti, nei salti discendenti, ovviamente, come dici tu, andiamo a cambiare le direzioni dell'aria. Anche qui, secondo me, andare ad impostare il discorso su una direzione data dalle labbra rischia di privarsi di tutte quelle qualità del suono che abbiamo raggiunto con una grande rilassatezza di imboccatura. Ovviamente, come dici tu, fare un salto ascendente potrebbe essere più semplice, ma cerchiamo di non farci prendere dalla difficoltà. È semplicemente il salto discendente è il contrario del salto ascendente, quindi se io faccio questo, nel fare il salto discendente non faccio altro che fare il contrario. E questo è un po' il discorso di flessibilità di imboccatura, che è un po' alla base di un discorso tecnico
che veniva accennato insomma nel video di presentazione. Certo. Se ti va di continuare un po' in questa direzione, perché siamo quasi in chiusura, vedo. Quindi, sì. Ecco, gli ultimi 5 minuti, magari sarebbe bello dedicarli proprio a delle piccole perle o dei piccoli, come dire, no? Delle piccole pillole di, che ne so, tecnica di base? Sì, se magari qualcuno ha qualche domanda, mi risulta più semplice. Certo, se ti va di parlare di, per esempio, respirazione, che comunque ci contraddistingue, no? Nel mondo degli strumenti a fiato, non avendo un'ancia o cose del genere, la flessibilità, l'apertura della mandibola. Cose allora, che... respirazione è un argomento che secondo me è gigantesco. Lo varierei un po' di più chiamandolo gestione dell'aria, che è un po' il vero problema di noi flautisti. Infatti sappiamo che il nostro strumento al pari della tuba è lo strumento a fiato che insomma che necessita della più grande quantità di aria. Per suonare noi dobbiamo imparare a gestire l'aria e riusciamo a gestire l'aria basandoci fondamentalmente su due parametri. Uno è la quantità di aria che mettiamo nel nostro strumento e l'altra è la pressione con cui facciamo uscire quest'aria. Nel rapporto inversamente proporzionale che c'è tra queste due forze, cioè quantità di aria in uscita che è inversamente proporzionale alla pressione, nel modificare questo rapporto riusciamo a giocare con tutti quelli che sono i colori e le varie sfumature del nostro strumento. Per me è molto più semplice fare un esempio che non perdermi in chiacchiere. Certo. Allora, quello che ho detto finora, ci sono queste due forze che sono inversamente proporzionali. L'unione virtuosa e insomma il saper mescolare queste due forze ci danno tutti i colori e tutte le possibilità dinamiche del nostro strumento. Allora, molto semplicemente, adesso in maniera così abbastanza intuitiva vi faccio sentire un forte dato da una grande quantità d'aria che diventa un diminuendo dato da una grandissima pressione interna. Questo è un piccolo embrione di suono. Parto senza dare nessun tipo di tensione, quindi come dire, la fatica maggiore per me, per la mia idea di suono, esiste nel momento in cui suono piano, perché quando suono piano devo dare il mio corpo è veramente coinvolto nel creare quella pressione interna che mi permette di non andare a influire sul foro delle labbra. Va bene, senti, lasciamo spazio a qualche domanda. Sì. Ok, allora la prima persona mi sembra che sia proprio la professoressa Margherita Di Rocco. Mi ero sbagliato prima a leggere, quindi è Margherita, Elisa e Gianluca. Poi siamo in chiusura. Margherita, sì. Prego. Allora, intanto buonasera Maestro San Paolo, io sono Margherita Di Rocco, come ho già detto Emiliano, insegno il liceo musicale Flauto Traverso appunto all'Aquila e grazie per questa bellissima serata che abbiamo trascorso insieme. La mia non è una domanda, voleva essere appunto un modo per ringraziare tutto quello che oggi è riuscito a dare ai nostri alunni che ho visto numerosi insomma presenti
e un complimento particolare per questo approccio così naturale che lei ha cercato di comunicare, no, ai nostri ragazzi. C'è un approccio, come ha detto prima, del suono che esce da dentro, non è preimpostato, ma è quello che esce da dentro. Un'altra cosa che, diciamo, mi è piaciuta molto è quella, tutto il discorso che ha fatto all'inizio sull'ascolto, che è oggigiorno soprattutto, secondo me, fondamentale, e che io cerco di applicare, insomma, con i miei alunni, innanzitutto ascoltandoli io per prima, anche quando si esprimono verbalmente. E tra l'altro, insomma, mi trova molto molto concorde tra i miei studi, insomma, ho anche un percorso di musicoterapia in cui l'ascolto è fondamentale, e tra l'altro ho insegnato fino a quest'anno ascolto guidato in conservatorio, quindi insomma è un argomento che mi riguarda personalmente, e penso che sia la strada più vincente per portare i ragazzi alla musica nel modo in cui stiamo intendendo oggi, insomma, quindi al di là della tecnica, al di là di tutto quello che riguarda il flauto, la musica come espressione, no, di quello che abbiamo dentro, la musica come vibrazione, quindi in un momento poi così delicato immagino che tutte queste parole per i nostri alunni siano state proprio oro. Quindi grazie per la sua presenza, grazie ad Emiliano per tutto l'impegno profuso, e tutto qui, questo era il mio ringraziamento. Buonasera. Grazie Margherita, grazie infinite. Vogliamo andare avanti con Elisa? Volevo chiederle un consiglio, se magari durante lo studio o l'esecuzione ci si accorge di essere troppo tesi. Allora, ci sono insomma, poi vorrei fare una piccola parentesi. Comunque, anche questa è una bellissima domanda, Elisa. Come dire, sappiamo che tantissime tecniche di rilassamento partono dalla respirazione e dall'utilizzo dell'aria. Ad esempio, con Emiliano, insomma, abbiamo studiato insieme con un insegnante che Thies Roorda, che è molto molto un grande ammiratore appunto delle tecniche di yoga e delle tecniche di respirazione. Quindi ovviamente non sto dicendo che quando abbiamo l'ansia sul palcoscenico ci dobbiamo mettere a fare yoga, però quello che abbiamo dalla nostra parte è che il nostro è uno strumento a fiato, e quindi in quanto strumentisti a fiato dobbiamo imparare a gestire l'aria anche appunto per volgere a nostro favore, per calmarci, come strumento distensivo. Alcune tecniche le possiamo tranquillamente mutuare dalle discipline orientali, dallo yoga, dal rilassamento, però sapere che ogni volta che sento il battito che cresce, sapere che se magari mi concentro qualche minuto a fare qualche secondo a prendere dei respiri profondi, a fare qualche respirazione rilassata, calma, so che questo battito prima o poi rallenta, e quindi imparare a gestire l'aria come il nostro alleato, questo è il modo migliore che ti viene in mente per rilassarti, sì, durante sicuramente questo. Va bene. Gianluca, grazie mille. Grazie a te Gianluca, sei ancora lì? Guarda, credo che non abbia alzato la mano, quindi possiamo andare avanti. Va bene, va bene. Allora, forse è il caso di salutarci. No, approfitto solo per un saluto e un ringraziamento. Approfitto solo per un saluto e un ringraziamento per questa serata e per quanto ci è stato detto. Grazie. Va bene, ciao, grazie a te Gianluca. Matteo, grazie infinite per tutte queste informazioni che ci hai dato. Quindi sono certo che i nostri studenti potranno riflettere in maniera più approfondita sull'ascolto, sul loro prodotto che loro cercano di ottenere, rilassandosi,
forzarsi. C'è una domanda finale. Quindi Leonardo Caso che ci chiede, maestro, solo una domanda. L'influenza diaframmatica è uguale per tutti, indifferentemente in tutte le età? Scusate, ma non funziona il microfono. Giovanni Caso, il nostro amatissimo collega e vicino della scuola. Non ho capito, dove la trovo la domanda? Sulla chat, l'ultima proprio che è lì, vedi? Aspetta, che io non vedo la chat. Poi te la leggo. Denota. Eccola, 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 aspetta. L'influenza diaframmatica vale per tutti indifferentemente di tutte le età. E, mi verrebbe da dire non lo so perché riesco a capire qual è l'influenza o l'azione del diaframma soltanto adesso, quindi nel momento in cui eseguo, e quindi non so se è uguale, ma è probabilmente un problema che non mi pongo. Quello che mi interessa è il prodotto, non tanto il processo. So che l'utilizzo di una pressione interna modulata a quantità di aria in uscita mi permette di giungere a diverse sfumature. Non so se la tra virgolette fatica che devo fare per raggiungere certi risultati sarà la stessa da 15 anni o era la stessa 15 anni fa, e quindi non so risponderle. Quello che le dico è che personalmente non è un problema che mi pongo. Quindi comunque forse vale la pena spendere l'ultimo minuto su questo, su una respirazione che comunque sia allenata, perché da una, diciamo, abitudine a respirare senza accorgercene dobbiamo prenderne coscienza, quindi comunque sia le cose si spostano un po' verso il basso quando suoniamo uno strumento a fiato. E quindi ecco, ovviamente sì, addominale. Io mi ricordo Tiss, ti ricordi quando studiavamo in Olanda, lui insisteva sull'allenamento della parete addominale per sostenere questo flusso e generare quella che è la saturazione del fato. Comunque una respirazione bassa, allenata e cosciente è sicuramente alla base della produzione di un suono modulante. Un piccolo suggerimento che magari i ragazzi non conoscono. Esistono su YouTube dei tutorial che stava facendo fondamentalmente, una volta al mese esce un video nuovo fatti da Emily Bynon, che la quasi totalità dei video ho avuto il piacere di tradurre e di inserire, insomma, i sottotitoli ai video, e molti di questi riguardano appunto questioni tecniche. Io li trovo didatticamente molto forti e molto efficaci, anche perché appunto riguardano, cioè Emily parla con un linguaggio che è abbastanza universale, non parla in maniera dogmatica. E appunto li ritengo molto utili per tutte le varie fasce d'età, tutte le varie fasce, tutti i vari livelli di professionismo di ciascuno di noi. Sono dei video che durano una decina di minuti, e insomma anche sia quelli interpretativi sia quelli tecnici vale veramente la pena visionarli. Va bene, Matteo, allora io magari andrei a conclusione e colgo veramente l'occasione per ringraziarti del tuo tempo e per ringraziare tutti gli studenti e i colleghi che sono intervenuti in questa sessione molto ampia dove abbiamo parlato di tantissime cose, rivolgendo a tutti voi la mia grande ammirazione e la stima che ho, perché di fatto, come abbiamo visto, oggi la musica classica sta perdendo temporaneamente, questa deve essere una parentesi, l'importanza che ha nel mondo come generatrice di benessere per la comunità,
e considero tutti gli operatori musicali eroi, incluso e in primo luogo i nostri studenti che comunque si ritrovano inevitabilmente a portarla avanti. E quindi il mio saluto è affettuoso e grato per tutto quello che tutti fanno in questo momento storico particolarmente importante. Matteo, è stato veramente un piacere rivederti, ragionare con te, e quindi io ti saluto dal liceo musicale dell'Aquila, sperando di poterti invitare dal vivo quanto prima. Al più presto, senz'altro. Va bene, allora grazie a tutti. Grazie Emiliano, grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie ancora.